Nell'ambito della visita pastorale alla 11ª zona, il Vescovo ha continuato la sua serie di incontri. A Cignano sono giunti molti giovani, un po' da tutto l'Interland di Manerbio, per una preghiera comune con il pastore, raccolta all'assemblea animata da significative letture e canti giovanili. Il Vescovo, con accorata e visibile emozione, ha fatto forti richiami ai ragazzi convenuti. Ecco chi è Gesù, l'uomo nuovo, e chiede a te di essere nuovo nel tuo spirito. Giovane, questo ti chiede. E stando con lui non solo scoprirai semmai il tuo vuoto, ma avvertirai sempre di più la tua debolezza e insieme crescerai anche la fiducia di superarla, perché avvertirai che lui è sempre con te. Incontrando gli amministratori comunali, Monsignor Foresti ha ascoltato il benvenuto del sindaco Roberto Gottani, che ha parlato anche a nome dei colleghi Cesare Tomasoni di Oflaga, Raffaele Camisani di Cigole, Gianmaria Mombelli di Bassano e Paolo Vantelli di San Gervasio. Gottani ha illustrato una situazione influenzata dall'uso distorto dei mezzi di comunicazione, che contribuiscono ad instillare nella gente messaggi e linguaggi riguardosi dell'etica e della morale, producendo effimeri modelli di vita preconfezionati. Diventa difficile perciò dare risposte ai bisogni più stretti e concreti. Deve emergere, afferma ancora Gottani, sensibilità verso gli anziani e i soggetti più deboli, e va superata la filosofia della casa di riposo, incentivando i servizi quali l'assistenza domiciliare, e vanno sostenute le organizzazioni del volontariato che riescono a dare risposte concrete ai problemi degli handicappati e della tossicodipendenza, che con l'immigrazione rappresentano le vere emergenze. Dal Vescovo sono venute considerazioni sul ruolo della politica, esercizio di governo all'interno della comunità, da ispirare a quella sociologia cristiana che impegna nell'attenzione agli emarginati, ai ceti più deboli. Monsignor Foresti contesta affermazioni secondo le quali il cristiano non ha il senso dello Stato, afferma che la politica non è un assoluto e che la democrazia distrugge se stessa se non tutela soprattutto i più umili. Invita le maggioranze ad avere rispetto delle minoranze, raccomanda onestà, lealtà, competenza, distacco dai propri interessi al politico che deve avere il coraggio di operare scelte scomode o contro le mode, quando le situazioni lo richiedono. La Chiesa non ha un proprio modello unico e normativo di struttura statuale, non ha da proporre. Oggi, senza canonizzare uno schema, essa dà però la sua preferenza alla democrazia. Perché questa forma di aggregazione e di governo coinvolge, almeno dovrebbe coinvolgere, la responsabilità dei cittadini. Si avvia alla conclusione quest'altra tappa della visita pastorale alla diocesi che il Vescovo ha avviato nello spirito di servizio che va raccomandando a coloro che sono ai vertici delle comunità. Oggi, domenica 12 marzo alle ore 18 in San Lorenzo Martire a Manerbio, è prevista la conclusione con le considerazioni finali attese come consiglio e indicazione di programma per il cammino delle comunità.